Sii laudato, mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di te altissimo Signore porta il segno. Sii laudato. Pace e bene. Questa sesta domenica del tempo ordinario ci propone come primo brano un brano dal libro del Siracide. Questo brano inizia con una affermazione a cui dobbiamo prestare la nostra particolare attenzione. Se vuoi osservare i suoi comandamenti, i comandamenti di Dio, essi ti custodiranno. Osservare i comandamenti. Dirà Gesù, l'osservanza dei comandamenti non è un onere gravoso, perché i comandamenti non sono dei pesi, sono dei grandi fasci di luce che il Signore Dio proietta sul cammino degli uomini. Se noi seguiamo questi fasci di luce, la nostra vita non devierà, la nostra vita sarà davvero custodita in quel binario che è sicurezza, in quel binario che è eternità. Nel secondo brano, tolto dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, Paolo affronta il tema delle cose future. Cosa ci sarà dopo la morte? Fa una descrizione molto allettante. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Le nostre cose future sono cose di Dio, quindi eccellenti. Di queste cose di Dio noi adesso facciamo parziale esperienza e possiamo incrementare la nostra esperienza di quelle cose che saranno piene, perfette, solo se amiamo. L'amore è sempre la perfezione, è la realtà che ci immette in quell'oceano che è la perfezione di Dio. Siate perfetti come è perfetto il Padre Celeste, non è un invito vuoto da parte di Gesù, ma un invito molto concreto che possiamo raggiungere se il nostro amore avrà le caratteristiche dello stesso Signore Gesù. Adesso ascoltiamo il brano evangelico dalla voce di Maria Grazia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio.
Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico: non giurate affatto, sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Questo brano ci richiama alcuni comandamenti, sempre nella formulazione del non fare, come non uccidere, non commettere adulterio, non giurare il falso. Ma, fratelli e sorelle, queste indicazioni, o meglio, questi comandamenti, lo abbiamo già sottolineato commentando il primo brano, il brano tolto dal libro del Siracide, questi comandamenti, anche se espressi in forma negativa, sono sempre quei fasci di luce che favoriscono al massimo il nostro cammino. La nostra osservanza dei comandamenti, di queste 10 parole del Signore Dio, dovrà essere una osservanza molto fedele, senza menzogne. Il brano si conclude con questa espressione di Gesù: sia il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. È un'espressione che sta a significare che noi non possiamo mentire con noi stessi né con gli altri, agendo o aggiustando, come si suol dire, quelli che sono i comandamenti del Signore. Come dovremmo fare molta attenzione ad essere davvero lineari nel vivere secondo i comandamenti. Vogliamo davvero essere quella categoria di gente che è all'esterno quello che è al suo interno. Pace e bene. Sì, laudato mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Sì, laudato per frate vento, aria, nuvole in balcone.